Al Liceo Augusto, lo studio della storia dell'arte è ritenuto fondamentale e complementare alle altre discipline. Ci si accosta alle opere con curiosità, imparando a conoscerle, amarle, rispettarle e tutelarle. In una città come Roma si è circondati da opere d'arte di tutti i tempi e ci viene insegnato, al di là delle nostre attitudini, a coglierne l'originalità, riconoscerne i caratteri, comprenderne il significato. È con questo spirito che ci accostiamo alla materia, consapevoli del fatto che ci insegna come i canoni di bellezza siano storici e in continua evoluzione, e al di là di un'idea del bello inteso in senso assoluto, possa coesistere perfezione e imperfezione, proprio come nella vita dell'uomo. L'arte offre la possibilità di porsi davanti alle testimonianze della straordinaria evoluzione dell'uomo, da quando, nell'età paleolitica, pitturò ed incise nelle caverne, vedendo quelle stesse opere che i contemporanei vedevano. Tutto questo enorme patrimonio ci consente di guardare il nostro passato, comprendere culture lontane e confrontarci con realtà che forse non avremmo mai avuto modo di osservare senza lo studio di questa materia. Se si legge un manoscritto, si può certamente inquadrare il periodo storico descritto, ma vedere l'opera di un artista è un'altra storia. Osservare un quadro, una scultura, la facciata di una chiesa, una fontana, ci spinge a ricercare quale sia il messaggio che l'artista vuole trasmettere. Osservando quei monumenti, quei dipinti, impariamo a conoscere ciò che ci ha preceduti e renderci conto dell'immenso patrimonio che ci è stato tramandato e capiamo che siamo ciò che siamo per via di tutte le vicende che nel corso del tempo hanno inciso sulla nostra cultura. L'esperienza visiva diventa fondamentale e nel saper osservare un'opera d'arte si impara a conoscerla meglio, a saperla leggere e, di conseguenza, a capirne la complessità. La storia dell'arte è l'unica materia che insegna a guardare in modo consapevole, comprendendo il sistema comunicativo del codice visivo, ma si affina alla conoscenza con l'ampliamento dell'informazione, cercando nei diversi ambiti di sapere quelli che concorrono alla più completa comprensione: la storia, la filosofia, la religione, la scienza, la letteratura, la psicologia, la stessa storia dell'arte, che crea trame unendo iconografie e rimandi stilistici. Dietro ogni opera artistica, che apparentemente può sembrare ad una sola facciata, si celano aspetti a volte dimenticati o trascurati. L'artista, il contesto storico, i committenti, l'abilità tecnica, l'interpretazione del soggetto, la composizione, i simboli. Partendo dalla sensazione, la consapevolezza porta ad un miglioramento all'interno del nostro personale processo educativo e di crescita. L'arte suscita emozione e godimento estetico e può arricchire permanentemente la nostra vita, essere un rifugio in cui trovare delle risposte. Parliamo continuamente dei secoli che hanno preceduto il nostro e di quelli che lo seguiranno, come se ci fossero totalmente estranei, ma in realtà fanno parte di ciò che siamo e la storia dell'arte ci aiuta a comprendere e a stimolare le nostre idee, la nostra conoscenza o anche a sviluppare uno sguardo critico. Esprime con comunicazione di impatto immediato ogni aspetto dell'animo, della ragione, del vivere dell'uomo. Conoscere l'arte italiana significa comprendere la nostra identità come parte della nostra nazione, del nostro passato culturale. Per questo ha valenza di formazione alla cittadinanza, proprio come l'educazione civica. Nel pieno centro storico di Roma, ai piedi del Pincio, sorge Piazza del Popolo, che un tempo corrispondeva all'ingresso nord della città. Circa il nome Popolo ci sono due diverse versioni. Secondo alcuni, considerando l'etimologia latina populus, ovvero pioppo, si fa riferimento ad un antico boschetto di pioppi che sorgeva nei pressi della tomba di Nerone, in prossimità della piazza. Secondo altri, il nome fu coniato in epoca medievale, quando fu fatta edificare la chiesa di Santa Maria del Popolo. Piazza del Popolo nel corso del tempo ha subito moltissimi cambiamenti e quella di oggi è il risultato dell'ultima sistematizzazione attuata dall'architetto italiano Giuseppe Valadier. Nel Settecento la piazza presentava una fisionomia poco omogenea e si trovava alla convergenza di tre strade, via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta, che formano il cosiddetto Tridente.
Era caratterizzata da importanti preesistenze, stilisticamente non legate tra loro: l'obelisco egizio al centro, le due chiese gemelle barocche a sud ed infine a nord la Porta del Popolo, con a ridosso la facciata quattrocentesca della chiesa di Santa Maria del Popolo, con il convento annesso. Il tutto era incorniciato a est dalla collina del Pincio lasciata al naturale e a ovest dagli orti, che si estendevano fino al Tevere. Si accede alla piazza di forma ellittica attraverso la Porta Flaminia. L'attuale rifacimento della facciata esterna risale al Cinquecento, ad opera di Nanni di Baccio Biggio. Esternamente vi sono quattro colonne, originali della Basilica di San Pietro, che inquadrano il fornice principale, sovrastato dalla lapide commemorativa del restauro e dallo stemma papale sorretto da due cornucopie, a ribadire il possesso papale della città. Nel 1638, tra le due coppie di colonne, vennero inserite le due statue di San Pietro e San Paolo, opera di Francesco Mochi. La facciata esterna risulta essere molto movimentata nelle sue forme e caratterizzata da un particolare chiaroscuro, mentre quella interna, più semplice e lineare, fu realizzata da Bernini per il Papa Alessandro VII, in occasione dell'arrivo a Roma, nel 1655, della regina Cristina di Svezia. Per la sua semplicità, essa si raccorda perfettamente con il prospetto della chiesa di Santa Maria del Popolo, fatta edificare da Pasquale II nel 1099. La facciata della chiesa è suddivisa in due ordini, sormontata dal timpano e realizzata in travertino con lesene. Fu rielaborata dal Bernini, che l'ha modernizzata eliminando i diaframmi delle bifore preesistenti e gli elementi interni che costituivano la ruota del rosone centrale, in modo da convogliare maggiore luce all'interno. I Romani contribuirono economicamente alla costruzione della chiesa di Santa Maria del Popolo, che originariamente doveva essere una piccola cappella. Si trattava infatti di liberare la zona da una molteplicità di demoni che rendevano dura la vita di coloro che dovevano passare per la Porta Flaminia. Questo affollamento di cattivi spiriti era dovuto alla presenza in quel luogo della tomba dell'imperatore Nerone, posta alle pendici degli orti appartenenti alla sua famiglia. La piccola chiesetta fu poi ingrandita da Gregorio IX nel 1227 e vi fu annesso un convento affidato ai frati dell'ordine agostiniano. Al centro della piazza, quando Valadier intervenne, era già presente l'obelisco egizio, realizzato parzialmente nel 1300 a.C., per essere collocato nel Tempio del Sole di Eliopoli, in Egitto, come dimostra un estratto dell'iscrizione in geroglifico. Nel 10 a.C. venne portato per nave a Roma per volere di Ottaviano Augusto e collocato sulla spina del Circo Massimo. Augusto decise di mantenere l'originaria dedica del monumento al sole, che per i romani e i greci corrispondeva ad Apollo, e fece aggiungere due dediche, identiche, in suo onore, incise sui lati a nord e a sud della base. Probabilmente durante le invasioni barbariche fu abbattuto e, dopo essere stato ritrovato nel 1587, rotto in tre pezzi, fu eretto nuovamente per ordine di Papa Sisto V in Piazza del Popolo, ad opera di Domenico Fontana. Le chiese gemelle risalgono invece al 600, quando Papa Alessandro VII affidò a Carlo Rinaldi il compito di ideare due edifici che facessero da punto focale per attirare l'attenzione delle persone che entravano dalla Porta Flaminia. Nonostante l'idea originale, per via delle dimensioni differenti dello spazio di destra e di sinistra, quest'ultimo infatti era minore, le due chiese non sono esattamente uguali. Santa Maria dei Miracoli ha cupola ottagonale e pianta circolare, mentre Santa Maria in Montesanto ha cupola dodecagonale e pianta ellittica. Il modello per entrambe è il Pantheon, desunto dall'antica Roma. Le coperture sono invece realizzate interamente in piombo, con l'aggiunta di tegole. Valadier nel 1793 presenta un progetto per la sistemazione di Piazza del Popolo. L'architetto aveva pensato di riprendere la forma di imbuto della piazza, più stretta verso la porta e più larga verso le chiese gemelle, progettandovi i prospetti di due palazzi porticati trapezoidali con funzione di caserme, che convergendo verso la porta avrebbero creato un effetto a cannocchiale.
Dopo l'invasione napoleonica dell'Italia, i francesi imposero delle varianti che eliminavano le caserme per integrare alla piazza delle sistemazioni a giardino verso il Pince e verso il Tevere. Nel 1813 l'opera di sistemazione fu affidata all'architetto Berthold, che propose la forma ellittica su un modello delle piazze barocche di San Pietro e di Piazza Navona e un progetto di pubblica villa e passeggiata. Andati via da Roma i francesi, fu di nuovo Valadier a realizzare il progetto della definitiva trasformazione. Tra il 1816 e il 1834 si portò a termine l'attuale sistemazione che raccorda perfettamente la piazza e i giardini del Pincio. La piazza assunse la forma ellittica, con l'obelisco nella parte centrale, definita da una duplice sedra decorata con numerose fontane e statue, che si protende verso la terrazza del Pincio e verso il fiume Tevere. Nel 1823 Valadier, dopo aver smontato la fontana di Giacomo della Porta, realizzò una nuova fontana centrale, attualmente ancora collocata sotto l'obelisco, posizionando ai quattro spigoli altrettanti leoni in marmo bianco in stile egizio, in armonia dunque con le origini dell'obelisco stesso, dalle cui fauci un getto d'acqua precipita a ventaglio in una vasca rotonda di travertino. Valadier realizzò anche altre due fontane, quasi gemelle, posizionandole al centro degli emicicli che delimitano le ellisse della piazza. Entrambe hanno una stessa struttura simmetrica, vi è un'ampia vasca riempita dall'acqua che tracima da un catino semicircolare a forma di conchiglia. In cima al muro di ciascuna fontana è collocata una coppia di delfini con le code attorcigliate dall'antica tradizione architettonica romana, mentre al centro un gruppo statuario costituisce l'unica differenziazione tra le due opere. Nella fontana occidentale, quella sul lato del Tevere, su un gruppo di rocce trionfa la statua di Nettuno, divinità marina e personificazione della natura, importata dalla Grecia con il tridente nella mano destra, affiancata da due tritoni con altrettanti delfini. In quella orientale, sul lato del Pincio, il gruppo di rocce sorregge la statua imponente della Dea Roma, armata di lancia ed elmo in testa, affiancata dalle statue sedute delle personificazioni dei fiumi Tevere e Aniene, su un modello ellenistico, e ai piedi della Dea Roma la lupa capitolina che allatta i gemelli, raffigurazione che celebra le leggendarie origini della città. L'architetto regolarizzò tutti i punti di simmetria della piazza, costruendo coppie di edifici simili ai lati del tridente e ai lati della porta. Il dislivello tra la piazza e la sommità del Pincio vede in successione verso l'alto nicchie, arcate e logge, che creano un fondale scenografico con tre diverse prospettive lungo le pendici del colle, collegate tra loro da rampe e dalla via Gabriele D'Annunzio, arricchita da fontane e alberi secolari. La prima prospettiva, del 1830, è costituita da tre nicchie, con al centro una statua antica che raffigura Igea, dea della salute. La seconda prospettiva, sempre del 1830, è realizzata da un bassorilievo rappresentante la fama che incorona i geni delle arti e del commercio. La terza prospettiva, che sostiene la terrazza del Belvedere, è formata da una loggia coperta da tre arcate. All'interno, dalle tre grandi nicchie, l'acqua precipita dall'alto, come in una cascata. La metà sottostante, leggermente più avanzata rispetto a quella superiore, è costituita da un muro, nel quale si aprono in corrispondenza di quelle superiori tre nicchie più piccole, dotate ciascuna di un piccolo catino di raccolta dell'acqua. Valadier nella stessa piazza realizza anche le più nascoste e quasi gemelle fontane dei sarcofagi, entrambe nella testata nord della piazza. Le fontane sarcofago all'apparenza possono sembrare molto semplici perché costituite da ordinarie cannelle di ferro che versano l'acqua potabile e fresca in una sottostante vasca. Quest'ultima è però costituita in entrambe le fontane da sarcofagi in marmo di età imperiale, con il fronte caratterizzato da evidenti strigillature che ricreano mirabilmente l'onda del mare, in cui si inseriscono i tondi raffiguranti una coppia di sposi e una figura togata. In questo modo, unendo il ricordo della morte all'acqua ristoratrice e vivificante, essi diventano simbolo della vita che rinasce dalla morte, così come la nuova arte rinnova l'arte egizia, greca, romana e barocca armoniosamente.
Nel 1834 fu terminata anche la passeggiata del Pincio, con il giardino ad aiuole, il viale dell'obelisco, ancora oggi organizzata secondo il progetto originario di Valadier, di fusione tra giardino all'italiana e giardino romantico inglese, in funzione della casina Valadier progettata dall'architetto stesso dal 1815 come propria dimora. La passeggiata soddisfa il bisogno di creare un legame visivo tra la sommità del Pincio e la Piazza del Popolo e di dotare Roma di uno spazio urbano pubblico riservato allo svago e salute del popolo. L'intento di Valadier, di formazione palladiana, era quello di creare uno spazio in cui natura e uomo entrassero profondamente a contatto, secondo il criterio di utilità dell'architettura neoclassica. Anche la natura doveva essere adattata alle esigenze umane ed armonizzarsi con l'opera artistica. Nel corso del Settecento, infatti, a partire dalla concezione filosofica di Diderot, la natura aveva assunto un nuovo significato. La natura di per sé non può raggiungere la perfezione, ma serve l'intervento dell'uomo, che la educhi tramite il concetto di naturalezza. Deve essere spontanea, ma guidata comunque dalla razionalità. È vista come spazio in cui tutti i soggetti si manifestano e come fonte inesauribile di conoscenza. È quindi l'ambiente diretto in cui l'uomo opera e per questo deve essere soggetta ai suoi interventi. Valadier, grazie al suo lavoro, lasciò a Roma un'importantissima testimonianza della cultura urbana moderna, regalando degli spazi fruibili dal popolo, dalla borghesia, dalla nobiltà e dalla chiesa, e realizzando un intervento che fonde antico e moderno, architettura e natura, motivi funzionali ed elementi simbolici, determinando così l'eccezionalità di questo spazio urbano.